Aspef è un'azienda, a mio avviso, meravigliosa, nata dall'intuizione geniale di chi amministrava Mantova 20 anni fa, che ha pensato di raccogliere in un unico contenitore tutti i servizi sociali che il comune fa per i propri cittadini. È un'azienda che spazia dagli anziani ai minori, all'handicap, alla domiciliare, all'assistenza e integrazione sociale, alla riabilitazione e alle farmacie. Quindi i servizi sono numerosi e tutti estremamente importanti. Dal momento in cui il nostro CDA si è insediato 4 anni fa, abbiamo immediatamente ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di capire come questa azienda, che era comunque un'azienda ben gestita, un'azienda conosciuta e un'azienda apprezzata in città, come potevamo in qualche modo migliorarla. Iniziamo da quello che è l'attività principale e quindi dalle due RSA, Isabella d'Este e la Luigi Bianchi. L'Isabella d'Este è, diciamo, la struttura più antica anche dal punto di vista strutturale. Abbiamo iniziato riorganizzando le zone comuni che vanno appunto dalla sala cinema fino alla terrazza, una terrazza aperta, una terrazza molto accogliente, ricca di fiori, ricca di piante, che appunto consente anche durante quelle che sono gli normali spazi durante la giornata di relax, di vivere bene anche questi momenti. Abbiamo progettato e stiamo realizzando lo sviluppo di 16 nuovi posti letto al piano terra della Luigi Bianchi. Rinnoveremo tutti i 5 piani dell'Isabella d'Este. Crediamo che la qualità di vita passi anche alla bellezza del contesto in cui si vive quotidianamente. La genialità di questa azienda, a mio avviso, oltre al fatto che con una regia unica consentiva quindi di ottimizzare i servizi alla persona per tutti i mantovani, era anche quella di averla unita con le farmacie mantovane, che rappresentano quindi un introito costante, continuo, annuale per appunto questa azienda, che viene poi reinvestito in quelli che sono i servizi sociali. L'altra farmacia invece, la farmacia Due Pini, è stata totalmente, completamente ristrutturata. È anche una delle farmacie più funzionali e più utili, soprattutto in un quartiere come il quartiere Due Pini, che è un quartiere con persone mediamente molto anziane e che quindi ovviamente beneficiano in maniera notevole della farmacia vicino alla loro abitazione. Noi abbiamo una comunità per disabili. Insieme all'amministrazione comunale abbiamo aderito al progetto Mantova Hub, quindi il progetto di San Nicolò, che prevede il recupero di una zona che era una zona degradata e quindi diventerà invece una delle zone più belle di Mantova. Sarà una struttura bellissima, nuova e innovativa, che potrà accogliere 10 disabili e al piano terra, mentre al primo piano creeremo 6 appartamenti per il dopo di noi. Quindi noi vorremmo essere un po' la loro famiglia. Per quanto riguarda i minori, è stata inaugurata durante questi 4 anni il nuovo CAG a Lunetta. Il nostro centro di aggregazione giovanile fa un po' da cuscinetto all'interno di questo quartiere. Noi accogliamo tutti i pomeriggi oltre 60 ragazzi, tutti i giorni, e quindi quello che è la nostra ambizione è creare una comunità che sia un po' una grande famiglia, che accolga i ragazzi, che accolga i minori e soprattutto che li prepari a quella che è la sfida quotidiana della vita per tutti quelli che lasciano la propria famiglia, che in questo caso sarebbe l'ASPEF, e spiegano le ali e vanno incontro alla vita. Il dormitorio è il servizio che raccoglie praticamente le persone che hanno meno nella nostra società, le persone spesso dimenticate. Noi abbiamo ristrutturato tutto il nostro dormitorio. Abbiamo aumentato la disponibilità di posti letto, abbiamo potuto utilizzare un servizio di vigilanza attiva tutte le notti a disposizione non soltanto del dormitorio ma anche per la sicurezza di tutto il quartiere di Valletta Valsecchi. La riabilitazione occupava in ASPEF il piano terra, è un servizio sanitario, è l'unico servizio in capo ad ASPEF che non fa parte dei servizi sociali perché è totalmente a carico del cittadino. Abbiamo deciso di spostare la nostra riabilitazione, l'abbiamo portata sopra la farmacia Due Pini e lì faremo tutti quelli che sono i servizi a secco della riabilitazione.